Scusate, io credo che noi oggi abbiamo fatto un servizio a questo territorio e al PD. Di questo servizio io voglio innanzitutto ringraziare chi l'ha preparato, perché questa riunione dura 2 ore, è stata molto partecipata, c'è un lavoro di mesi di preparazione, un lavoro lungo che è fatto dalle persone che hanno partecipato al gruppo di lavoro sulla scuola dell'ottavo municipio, che ha messo insieme i nostri consiglieri, Arnaldo in particolare, il responsabile della scuola Nello Giammarini, la responsabile romana che con un segno di attenzione, di cui la ringrazio e le faccio merito, è stata presente a queste riunioni anche quando si trattava soltanto di prepararle e non invece quando si trattava di avere l'occasione di parlare con i cittadini. Noi abbiamo costruito così questo appuntamento, abbiamo chiesto a quelle persone anche un impegno supplementare, quello di caricarsi loro il bisogno di diffondere la notizia, e siamo andati davanti alle scuole ad attaccare un manifesto per ogni scuola, abbiamo portato le lettere ai dirigenti scolastici, questo un po' anche per rispondere a quello che diceva la ragazza che è intervenuta all'inizio, lamentando, dice lei, di non conoscere ciò che il PD Torre Maura in questo caso avesse fatto in quel tempo. Ora tutti facciamo tutto con le risorse che abbiamo e con i mezzi che abbiamo. I nostri sono limitati anche dal fatto che abbiamo un'idea della politica, che è un'idea pulita, utilizziamo le risorse di cui riusciamo ad autodotarci, non abbiamo beni al sole per fare le nostre battaglie. Chiediamo a tutti di non limitarsi al mandare un'email o a chiedere un'informazione nella maniera più comoda possibile, perché altrimenti questa era la battuta che faceva Doriana prima, mi è piaciuta quando ha detto sì, ma adesso si parlava del comitato dei quartieri, una struttura terza rispetto al Partito Democratico, ma vale quello che vale per tutte le strutture associative, se hai così tanto interesse ad occupartene devi dare anche un livello di disponibilità diverso, non è il rapporto tra utente e professionista o tra consumatore e azienda, per intenderci, non è che devi trovare il servizio professionale che ti viene offerto perché qualcuno ne ha il dovere. Quindi un ringraziamento a tutti, alla CGL che con la rappresentanza di Cucinella ha partecipato al nostro lavoro, alle mamme, è intervenuto. Io voglio toccare soltanto un tema su cui ho particolare attenzione e che per fortuna Paolo, Petri e Arnaldo Contrattese hanno toccato prima di me. Noi facciamo fatica spesso quando parliamo di scuola in ottavo municipio a parlare di istruzione superiore e facciamo fatica perché opportunamente ci caliamo dentro contesti di assemblee e di momenti di discussione in cui la preminenza del tema è la scuola dell'obbligo, soprattutto la primaria e la scuola dell'infanzia, come è giusto, perché i bisogni sono quelli che sono stati raccontati prima di me. Però noi abbiamo bisogno di mettere questo tema al centro di una nostra riflessione sulla scuola, perché ha ragione Paolo quando dice che la battaglia sulla Maldi era una battaglia di quella fase, ma sicuramente ci insegna qualcosa per oggi. Perché l'insufficienza dell'offerta superiore di questo territorio, dell'ottavo municipio, è il frutto, è un residuo del passato, è il frutto di una visione della periferia di una periferia che non c'è più. Noi siamo una periferia che come tessuto sociale ormai somiglia, e lo voglio dire anche con orgoglio perché è frutto del nostro lavoro, del lavoro delle forze politiche, delle amministrazioni, somiglia come tessuto sociale ad altri quartieri più centrali della città. Somiglia come aspettative, e tanto più oltre a somigliare ha un altissimo numero di popolazione giovane e ha un polo universitario vicinissimo di altissimo livello, e anche, se permettete, da interpretare come un'opportunità di sviluppo economico anche per il territorio che noi non riusciamo pienamente a vivere. Dico pienamente per
per tutte le potenzialità che questa potrebbe avere, perché ci manca quel nesso, che è il nesso naturale tra un'istruzione superiore di qualità e diffusa di questo territorio e l'università, perché poi le vite delle persone sono fatte di vicende personali. È molto probabile che se, come è capitato ad alcuni di noi, vai a studiare all'Alberone piuttosto che a Centocelle, è molto probabile che per vicende legate alla tua vita personale, che per abitudine, per rapporti, ti troverai magari a studiare all'Università della Sapienza piuttosto che all'Università di Tor Vergata, e tanti lo fanno, tantissimo. E quindi noi abbiamo bisogno di quel nesso che è la scuola superiore di qualità di questo territorio, con che ci permette di avere più vicino, anche in termini di vita, il nostro polo universitario, è una grande occasione per noi. E quindi noi questo tema mi piaceva toccarlo specificamente, aggiungerlo a tutto il dibattito. L'ultima cosa che voglio dire è che noi siamo consapevoli che abbiamo una responsabilità di governo e che quindi le cose che abbiamo detto comporteranno delle scelte. Quando, io dico anche in termini territoriali, anche per esempio sull'istruzione superiore, perché io mi domanderei se altrove per esempio non siamo oltre un certo livello di densità dell'istruzione superiore e invece nelle periferie siamo ben sotto gli standard. Quindi secondo me una politica riformista vuol dire anche avere il coraggio di dire che da qualche parte magari sia oltre lo standard, e qui serve drammaticamente un aumento cosa che io dico su tanti temi quando si parla di politica cittadina. Ieri lo facevamo sulla metro C, ma adesso non voglio divagare. L'ultima questione che voglio dire è che noi vogliamo fare un lavoro serio, quindi noi abbiamo fatto questa conferenza per ascoltare, per dire, per informare anche. Ne trarremo un lavoro, cioè qui Valeria Sipari che sta facendo il lavoro di organizzazione e anche adesso si metterà al lavoro per portare a quel gruppo di lavoro una bozza di documento che noi rivaluteremo di nuovo come partito, sia nel gruppo di lavoro sia all'assemblea municipale, con l'obiettivo dopo l'estate, quando il tema della scuola tornerà centrale, siamo sicuri, con un'altra prospettiva, dopo i risultati di ieri, anche con un'altra prospettiva e con altre speranze, noi vogliamo arrivare a quell'appuntamento avendo delineato la nostra idea di programma da offrire al Partito di Roma e al Partito Municipale su questo tema, e sostanzialmente su quello anche aprirci a nuovi appuntamenti come questo per conoscere se ci sono cose su cui siamo più o meno in sintonia col territorio, soprattutto se questa nostra idea di scuola, che è un capitolo del programma che dovremo scrivere per l'ottavo municipio, coincide effettivamente, come speriamo e come crediamo, alle esigenze del territorio, che vogliamo tornare a governare presto, spero ancora prima della scadenza naturale. Grazie a tutti.